All'interno dell'RSA era già operativo e funzionante un centro diurno per 20 posti, al quale si è aggiunto il centro diurno specializzato in ambito demenze, tra cui l'Alzheimer e i disturbi comportamentali e congiuntivi per ulteriori 20 posti. Ad oggi due centri diurni si sono spostati al terzo piano a causa delle nuove restrizioni anti-Covid. Agli ospiti del centro diurno verranno inoltre fatti due tamponi rapidi a settimana, uno il lunedì e uno il giovedì. Il nostro centro diurno è sempre stato accreditato per 40 posti. Nel tempo, perché è un centro diurno storico oramai, abbiamo capito che c'era l'esigenza di diversificare le due tipologie di utenza, utenza di centro diurno con problematicità più fisiche e invece utenza con dei problemi di tipo cognitivo. Nel 2019, forse perché lo Zucchi Falcina al suo interno nella RSA abbiamo due nuclei Alzheimer per un totale di 38 posti letto. Abbiamo pensato di sfruttare questo bellissimo spazio che avevamo. Prima della pandemia avevamo 15 utenti gestiti in questo centro diurno e altrettanti a piano terra, dove la problematicità era più di tipo fisico. Continuano inoltre le visite ai parenti secondo le stringenti normative anti-Covid. Il familiare telefona, prende appuntamento, una mezz'ora di incontro con il proprio familiare una volta a settimana e poi proseguono sempre le videochiamate o le chiamate telefoniche normali. Si deve presentare con la mascherina FFP2, come dice l'ordinanza, e aver fatto o la prima dose del vaccino a 14 giorni oppure avere un tampone anche non esclusivamente molecolare ma anche rapido, antecedente alle 48 ore. Vengono fatte tante visite dal lunedì alla domenica, tutti i pomeriggi della settimana, e abbiamo le due postazioni funzionano in contemporanea, due visite alla volta per un totale di 12 appuntamenti al giorno, quindi 12 incontri al giorno, tutti i giorni della settimana. Fino al sabato anche in presenza tutti i giorni. La domenica li facciamo solo al vetro.